È risaputo che gli italiani amano la velocità, hanno gusto e sanno costruire barche e gommoni. Questo Maxi Rib è prodotto proprio da un'azienda italiana, la Lomac. Non c'era un modo più chiaro per esprimere la principale caratteristica di questo modello. Forse si poteva immaginare la sua vocazione osservando la spiccata forma V della coperta, i tubolari marcatamente rastremati a prua, il cassero incredibilmente stirato dal vento, il bicolore aggressivo, grigio e corallo e i suoi 600 cavalli a poppa. Ma per sgombrare ogni dubbio sugli obiettivi di questo gommone, il cantiere ha scelto di battezzarlo in modo inequivocabile, Adrenalina. Già, ma quali saranno le sue prestazioni? Quale velocità sarà in grado di raggiungere con un rapporto peso-potenza di circa 5,3 kg cavallo in assetto leggero? Questo lo vediamo dopo. Il layout della coperta prevede due aree di simile funzionalità, una a prua e l'altra a poppa. Entrambe sono arredate con divani, ovviamente confortevoli, sono servite da un tavolo da pranzo e sono trasformabili in prendisole, unendo le sedute con un elemento mobile. A poppa, oltre al bolster per pilota e navigatore, è presente un divano che è capace di accogliere ben 5 persone. Il tendalino parasole trova ricovero sotto la seduta, in modo da non creare alcun intralcio quando non viene utilizzato. La console, sin troppo semplice e lineare, ha il pregio di presentare comandi e strumenti in posizione molto chiara e favorevole al loro uso, mentre il parabrezza si dimostra al contrario piuttosto inefficace. D'accordo, il vento sul viso non fa che accentuare la sensazione di velocità, ma supponendo di dover affrontare il mare formato o peggio la pioggia, un riparo più efficace sarebbe stato assai gradito. Un mezzo veloce non può prescindere da criteri di robustezza e leggerezza e proprio per rispondere a questi requisiti l'Adrenalina viene realizzato per infusione con resina vinilestre e tessuti quadriassiali. È d'obbligo attendersi prestazioni eccezionali da un gommone che si chiama Adrenalina, ma la domanda è fino a quale limite in condizioni ideali ci si può spingere senza perdere il controllo? Su questo mezzo in prova oggi abbiamo due motori Yamaha da 300 cavalli che corrispondono alla massima potenza installabile secondo il certificato di omologazione europeo. I tecnici di Lomac hanno preferito un assetto diportistico, non proprio da corsa. I motori sono installati con il cavalletto appoggiato sullo specchio e hanno eliche da 21 pollici di passo. Vediamo se hanno lavorato bene. Un modello di questa lunghezza non dovrebbe avere problemi di assetto e di ingresso in planata, a meno che non sia una barca da corsa. Lo scafo con cui correvo planava a 50 nodi, ma sfiorava i 90 nodi di velocità massima. Invece quelli della Lomac hanno saputo dare un'impronta anche diportistica a questo Adrenalina 9.5 e infatti a 2000 giri siamo in planata e la velocità è di 12 nodi. E se invece volessimo andare un po' di più? Allacciamo lo stacco, serve sempre, fondamentale. Adesso mi abbasso un po', cerco un baricentro più basso anche per essere più sicuro, anche se c'è molto spazio per muoversi, per molleggiarsi sulle ginocchia, una postazione di guida fantastica. E provo qualche virata per capire come risponde e poter poi dare il massimo. Non si scompone, resta in traiettoria anche quando prendo le onde con il piano di carena anziché con la V. Bene, credo che sia arrivato il momento di dare un'occhiata in giro. Non c'è nessuno, il mare è in condizioni abbastanza buone e allora tiriamo fuori tutti i 600 cavalli da questi 6 cilindri Yamaha. Ragazzi, tenetevi perché si vola. Un po' di trim. 50, 51, 52. Oh, 54 nodi.
Fantastico! Adrenalina vera e pura su questo 9.5 di Lomac, che è molto veloce ma ha anche una carena che permette di tenerlo in rotta e controllarlo facilmente anche a forte velocità. E poi non è fatto solo per correre, ha tantissimo spazio in coperta, una cabina, insomma ha proprio tutto. E voi avete il coraggio di pilotarlo?